Chi sei? Mi chiamo Federico Zappalà, sono candidato consigliere comunale a Milano. Sono un giovane professionista, collaboro in uno studio di dottori commercialisti e cosa posso dire di me? Vivo a Milano da 25 anni perché in realtà sono nato a Catania, però vivo a Milano da sempre, mi sono trasferito qui con la mia famiglia. Sono innamorato della mia città e quindi ho deciso di candidarmi per poter dare qualcosa indietro alla mia città. I punti più importanti del tuo programma? Beh, io ho 5 punti fondamentali nel mio programma. Il primo soprattutto riguarda i giovani, perché secondo me non c'è abbastanza attenzione. Quindi la mia idea e il mio programma è quello di creare un organo comunale che si occupi nello specifico dei giovani, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le proposte sia educative ma soprattutto lavorative che vengono proposte ai giovani milanesi e poi comunque ai giovani che vengono a studiare, a lavorare, a vivere nella nostra città. Quindi questo organo dovrà occuparsi di vigilare su quanto viene offerto ai giovani, soprattutto parliamo di stage e tirocini, perché molto spesso si concludono in un nulla di fatto. I giovani lavorano, spendono fatica, impegno e poi non segue un'assunzione, quindi questo non va bene. Quindi ci vuole un organo che in qualche modo li tuteli. Il secondo punto fondamentale per me è il problema abitativo. Comprare casa a Milano è difficilissimo, specialmente per le giovani coppie e per i giovani in generale. Quindi cosa dovrebbe fare il comune? Potrebbe fare un piano abitativo per i giovani, dove i giovani possono acquistare la prima casa utilizzando come garante il comune. Il terzo punto, sempre che riguarda più questo le giovani famiglie che si creano, è quello degli asili nido. Milano sì, non è carente per quanto riguarda gli asili nido, però secondo me non ci sono sufficienti posti per tutti. Capita spesso che famiglie magari con un reddito non bassissimo ma neanche troppo elevato si vedono respingere la richiesta di asilo nido e quindi si trovano col problema di non avere una scuola dove poter mandare i loro figli, un asilo nido. Quindi l'idea è quella di incentivare gli asili nido comunali, poi anche incentivare quelli privati, ma quelli fatti, proposti da giovani. Quindi anche un modo di fare impresa per i giovani, per i giovani imprenditori che magari vogliono cimentarsi nell'ambito educativo. Quarto punto fondamentale, questa volta invece riguarda le persone anziane, è quello di incrementare l'assistenza alle persone anziane direttamente presso la loro abitazione. Questo sia utilizzando personale del comune, ma anche incentivando e aumentando la collaborazione del comune con le tante associazioni di volontariato che ci sono presenti già nel nostro territorio. Ultimo punto è quello, diciamo, più ecologico, nel senso che è una tutela dell'ambiente, dell'aria che respiriamo, perché la mia proposta è innanzitutto incrementare la mobilità attraverso magari l'utilizzo delle biciclette e poi soprattutto anche un incremento ancora maggiore di quelli che sono i trasporti pubblici, che a Milano non sono in situazioni pessime, però se raffrontati a quelle di tante altre capitali europee vediamo che comunque sono carenti. Soprattutto manca una rete di infrastrutture che permetta di collegare la grande città che è Milano con quello che è l'Interland. Infatti Milano vive molto il problema di tanti pendolari che giornalmente vengono in città e molti di questi, mancando una struttura forte di trasporti, è costretto ad utilizzare l'autovettura. Quindi creando magari potenziando le strutture già attuali si potrebbe riuscire a diminuire il numero dei veicoli che entrano in città e questo sicuramente ne giova l'aria che respiriamo e l'ambiente. Quali sono secondo te i pro e i contro di Milano? Ma i pro: abbiamo una grandissima città che è anche molto ospitale, bisogna ricordare che per esempio Milano è la capitale sicuramente italiana del volontariato, è una città che accoglie tutti,
è in prima linea per quanto riguarda l'accoglienza e anche l'integrazione delle persone che vengono a Milano. Pro e contro sono sicuramente il traffico, che è un grandissimo problema, e poi le periferie che spesso non sono sufficientemente valorizzate. Ci vorrebbe un po' più di attenzione per quella che è la periferia di Milano, perché comunque è importantissima e in periferia vivono moltissime persone, ci sono moltissime attività ed è importante che anche la periferia venga sia ben connessa con il centro città, ma anche valorizzato. Qual è il rapporto fra politica e giovani? Beh, parlando di politica e giovani, i giovani spesso sono molto strumentalizzati dalla politica, nel senso che vengono tirati in mezzo più per campagna elettorale. Io ho una grande fortuna perché faccio parte di una lista giovani, si chiama Lista Giovani per Expo. È una lista soltanto di giovani, posso assicurare che non siamo strumentalizzati, anzi siamo stati cercati. L'obiettivo della lista è quello di dare sicuramente voce ai giovani, perché noi come giovani siamo in grado di portare quelli che sono i nostri problemi e le tematiche che ci interessano direttamente ai vertici della politica. Perché ti dovrebbero votare? Perché ho un progetto a cui tengo parecchio, sono innamorato della mia città che mi ha dato tanto e ho deciso di smettere di parlare soltanto di politica, ma di agire, di fare qualcosa, di proporre le mie idee, che sono anche idee di tantissimi giovani che conosco, di portarle avanti e per un futuro, perché credo che il futuro sia dei giovani ed è importante che siano i giovani che si adoperino per costruire questo futuro, perché la città sarà loro e quindi noi giovani in prima persona dobbiamo impegnarci per questo. Adesso basta con le parole, dobbiamo passare ai fatti e all'azione, quindi io chiedo il vostro voto e la vostra fiducia affinché io possa con tutto il mio impegno adoperarmi per migliorare la nostra città e per il bene di tutti, non solo dei giovani.